nota dolente è l'altra squadra che è in difficoltà. Ciao, come stai? Tutto bene, grazie. Lui, lui sta benissimo. Lui sta bene. Beh, io vi invidio molto perché mi sembra che avete trovato il modo migliore per fare quello che vi piace nel posto che vi piace di più. Cioè, comunque andare vivere in Ibiza, com'è durante l'anno? Perché uno se la immagina sempre d'estate, però è un'isola grande, c'è vita anche... No, c'è vita. Ovviamente nei mesi invernali, novembre cala un po' perché la stagione finisce a fine ottobre. Quindi poi tutti vanno in vacanza. Stagione stiamo parlando delle discoteche o della squadra di calcio? Così. Poi gioco un po' a padel, poi vado in ufficio. Un po'? A padel? Sì, un'ora di meno. Riesci a giocare tutti i giorni? No. Cioè, prima giocavo, poi sono finito all'ospedale con l'ernia. Ma anche tu giochi? No, sì, gioco. Io sono avvelenato proprio. Solo che si parte a 1000 e poi dopo... Noi siamo pesanti, io sono arrivato a quasi 95-96 kg, Bobo 100. Chi è più forte? Beh, Bobo è forte. No, lui è forte. No, okay. Bobo c'ha una bella mano. Lui è forte. Ma perché tu giocavi anche a tennis? Sì. Hai fatto un po' il tennista da ragazzino. Quella roba lì. Lui è più tecnico, un bel mancino, una bella mano. Io sono ancora un po' più... Sono sì, più fisico. Più agile. Sì, ancora. Poi sì. Vediamo, c'è fa 4 anni. C'è 10 anni meno di me. Ah beh, cavolo, sì, beh, comunque lì. Peso anche 10 kg meno di me, 15 kg meno di me. E sì. Io ogni tanto vado a giocare, io sono scarsissimo, vado a giocare con Matri. Che è scarsissimo anche lui. Non ci credo, nel vostro gruppo ce l'ha detto, nel vostro gruppo lui è il più scarso. E mi ha detto che tu sei il più scarso sì. Di quelli che lavorano in TV. Io estenderei anche il concetto. Beh, a me è una roba che è sempre piaciuta del calcio, che qualunque livello... Il clima dello spogliatoio poi era sempre quello, no? Cioè le cazzate che si dicono nello spogliatoio, le battute che si fanno al compagno, sono sempre quella. Adesso è ancora così o questo iperatletismo li fa essere più seri? Un po' di meno, è cambiato. Io ho giocato in Serie C2, Serie C1, dove mi metto la gavetta. Anche tu bomber a Ravenna c'hai giocato anche te. No, io in B. Sono Ravenna. Retrocesso, però ero contento, insomma, sto giocando a Ravenna, sempre Pineta. E in C erano degli spogliatoi divertentissimi, perché comunque le risate che mi sono fatte degli spogliatoi di C indimenticabili veramente. Ecco. Tu eri uno che li faceva o li subiva? Cioè, no, perché in ogni spogliatoio c'è no, quello io che... non li facevo, io ridevo, prendevo per il culo. Allora, cosa è successo? Non è stato uno scherzo. Allora, siamo in ritiro, no? E dopo, siccome eravamo in ritiro pre-campionato, ti fai un bucio di culo, no? Quindi mille roba, Mattina, pomeriggio. Ecco, quindi quella mattina là Cooper ci fa un culo incredibile e finiamo l'allenamento, il pranzo è alle 12:30, noi alle 12:15 siamo affamati come dei lupi perché abbiamo corso, abbiamo corso 7 volte in 1000, il treno e la sabbia e buccio di culo, addominali, quindi dico c'ho una fame della madonna, mangi 2-3 pesche, però cazzo ho bisogno di mangiare. 12:15 sempre andavamo 10-15 minuti prima a preparare l'insalata, no? E non ti facevano entrare. Una mattina trovo la porta chiusa e mi dicono no, non si può entrare prima delle 12:30. Io allora faccio 10 passi indietro, corro, karate! Le due porte sono cascate così, e sono entrato e... E lì è Bud Spence, ti è uscito Bud Spence? Lì è venuto Bud Spence, avevo una fame, ma due cascatera. Giusto, tu ne hai... Io ne ho tanti, ma adesso mi è venuto in mente uno subito. Sì. Mi ricordo che ho fatto il primo anno alla Roma, poi la Roma ha cambiato proprietà e è arrivato Di Benedetto, non so se te lo ricordi, prima di Pallotta, Di Benedetto. E vabbè, si è presentato negli spogliatoi, io avevo 5 anni di contratto e Di Benedetto stava iniziando a far fuori un po' tutti quelli... della vecchia gestione, guadagnavano un po' di più e un giorno trovo una lettera sul mio posto dicendo devi presentarti all'hotel Aldo Grande, mi ricordo, perché c'è il signor Di Benedetto che ti vuole parlare. Che tu già sentivi odore di... Io chiamo il mio procuratore, nessuno mi risponde, di qua di là. Alla fine sono andato all'hotel Aldo Grande per incontrare Di Benedetto, la lettera l'aveva scritta Vinto Scala con Francesco.
L'aveva scritto Vito Scala con Francesco Totti, mi avevano mandato all'hotel. Li hai trovati lì o no? Non c'è no, nessuno, ma l'ho chiamato, non ero lì nella hall, gli ho detto, è lo scherzo. Totti come fa ridere? Sì, sì, c'è la sua silenziosità fa ridere. E anche Pirlo mi dicevano che è uno che fa... Fammi dar ridere. No, a Milano c'erano i tavoli degli italiani, i misti, i brasiliani, c'erano i senatori, io ero dei senatori, non so perché... Truffolato. Sì, sì, ero lì insieme a Sedov, Rui Costa, Maldini, Costa Curta, Shevchenko. Poi c'era il tavolo degli italiani, era Pippo Inzaghi, Nesta, Gattuso, Abbiati, Oddo, e ogni tanto sentivi delle porchettate sulle mani. Che era, Gattuso era Gattuso che colpiva Pirlo, Oddo, che lo massacrava. E tu vedevi, quando si alzavano da lì, c'era Abbate che era dietro, mi ricordo un altro, e c'era Gattuso che allungava la mano e gli strappava i capelli, perché ridevano, ridacchiavano. E invece nel tavolo di Gattuso c'era Pirlo e Oddo che avevano... Sopra, no, avevano proprio le forchettate, cioè gli sfregi di sangue. Ma perché? Così. Perché lo prendevano in così. Giro. Lui, cioè, era anche il personaggio di Rino. Un commento da ormai Bobo della Bobo TV, ex calciatore. Ma no, sì. dell'arbitro. È l'arbitro Mori, è la foto dell'arbitro Mori. Guardi, io dico sempre. Che ricordo ti dà questa? Che dobbiamo vincere lo stesso. Io ho sbagliato un'occasione alla fine, no? Che preso lo stinco. Sì. Qualche occasione, l'ho avuto un'altra occasione durante la partita. Qualcuno di noi ha avuto un'altra occasione. Comunque, nonostante lui, dobbiamo vincere lo stesso. Cioè, io non mi piace prendere l'arbitro come. Ma lui è stato, però ne ha combinate. Sì, no, la combinate, però comunque abbiamo avuto le occasioni. Vero, cioè, l'hanno arrestato? Per droga. Per droga. Sì, sì, io ero a New York. L'hanno arrestato a New York con 7-8 kg di eroina. Sì. No, no, assurdo. E c'era Bob in una cabina del telefono che ha fatto la chiamata. Ah no, ecco cosa volevo chiedervi. Che vanno tutti in Arabia. Fanno bene. Fanno bene, lo sapevo che mi avrebbe risposto così. Non avevo dubbi. Non avevo dubbi. Facciamo ora tutti i fenomeni. No, ma qui tutte cazzate. Io sto aspettando la chiamata di qualcuno. Devo vedere l'ora che mi chiami qualcuno. Ma invece sai che io in Genova ho fatto una discussione quest'estate con mia moglie, era il periodo dove si vociferava di Brozovic, così, no? Che lei mi diceva, ma guarda che sicuramente se ne andrà, con quei soldi, io, ma no, alla sua età, i valori, il calcio qui, ma, che cosa? Lei mi fa, ma guarda che se ne va! Allora, voi dovete capire una cosa, lei. Voi italiani, perché siete solo voi italiani, che fate... Il calcio è un lavoro. Il calcio è un lavoro. Le bandiere, tutte cazzate di voi italiani, sai dove le ficcate le bandiere? No, ma io no. Tutte qua. Non esiste. Ma io non sono di quelli, guarda è io... È un lavoro, le società, quando non hanno bisogno di te... Certo, ti danno un calcio nel culo. Ah, ma non un calcio nel culo. Certo. Guarda un altro nostro amico che ha fatto... che è andato a giocare all'estero ora. Quanti cose gli hanno fatto? Tutti i colori, fuori rosa, roba. Non diciamo, tu ci hai giocato lì. Anch'io ci ho giocato lì. Quanti gli hanno fatto? Dopo 10 anni in un posto ti hanno fatto tutti i colori. Ah, certo. Chi è? Ha giocato in nazionale, ha vinto l'europeo, un difensore. Guarda cosa gli hanno fatto tutti i colori. Quando hanno bisogno, bene. Quando hanno bisogno, ti danno un calcio nel culo. Non ti farei nemmeno con la squadra. No, ma io questo qua, guarda, io sono quindi, su questa cosa sono d'accordo. È un lavoro. Aspettami. Scusa. Io vorrei fare la Bobo TV. Andiamo, Bobo. Aria. Ando anch'io. La Bobo TV Aria. Io, insomma, una bella cifra vado io. E come vi è venuto di fare sto gruppo? Come stando a cena, vedendo, cioè come avete scelto? Ma era perché c'era il Covid, no? Quindi... Ah, con le dirette il tue? Il Covid mi è venuto in mente, no? Facevamo degli ascolti assurdi, 75.000 persone. Allora, tu sei mai venuto? Non mi hai mai invitato. Lui è sempre scicchettino. Non è vero. Non vai, ti fai desiderare. No, è pesante come il piombo. No, ma non puoi. Sto aspettando l'invito. Ma pensa, io adesso gli ho mandato un messaggio. Così è venuto subito, gli ho mandato. E allora, durante il Covid, facevo l'intervista, no? Parlavo con i miei ex compagni. Poi ho detto, voglio fare una TV. Perché comunque la gente si è rotta dei programmi che c'erano prima. Sì. Beh, poi voi avete... sono un po' più liberi. Noi siamo quelli no, che ci poi parla. Avete un pozzo di esperienze, aneddoti vissuti in prima persona da raccontare che non ce l'ha nessuno. Quindi poi invitiamo tanti ex compagni, no? Quindi la gente vuole sentire parlare il calciatore. Sì. I giornalisti, non interessa più nessuno. Quei tempi, 20 anni fa, sono finiti quei tempi là. Ma invece gli allenatori stranieri che allenano le nazionali, quello a me un po' spiace.
non so, Capello l'Inghilterra, Mancini adesso l'Arabia. Cioè, Ancelotti, poi, Ancelotti in Brasile, forse. Forse Ancelotti in Brasile. Cioè, se poi ti trovi italiani in finale... Sono forti gli italiani, eh. Lo so, ma se poi ti trovi in finale, magari Italia-Brasile, Ancelotti allena l'Italia... È lavoro, Ale. Ma anche la nazionale. Oh, no, la nazionale non è lavoro. Se la nazionale... c'è Vinicius e Neymar davanti, perdi anche se c'è... Troppo forte. Ancelotti, Capello, no, cioè, Mancini, sì, perdi, sì, prende la fiammata. No, ma lui dice a livello emozionale. Emotivo, no? La nazionale... Ma è lavoro, eh. Ma no, la nazionale no, dai, la nazionale è... Sì, l'inno nazionale comunque ti deve... Sì, ho capito, ma se Inghilterra Cappella gioca l'Inghilterra con l'Italia, e che fa? Però dice, no, posso... oggi voglio perdere. Ale, ti posso dire una cosa, se chiamano Ancelotti in Brasile, cosa devi dire? Vince mondiale? Cioè, si va a fare questa esperienza? Sicuro, se sicuro. Ancelotti va in Brasile, bisogna scommettere sul Brasile che vince mondiale. Quanti hanno? Cinque loro? Sì, mi sa di sì. Cinque. Ma perché è fortunato, perché è bravo? È bravo e fortunato, tutti e due. Chi erano i vostri idoli? Ma io... Sia calcio che fuori calcio, cioè vai tu tipo Bud Spencer per... Beh, per anch'io, Bobo, siamo no? Anche tu, io Stallone. Ah sì. Non capisco perché non mi chiamano quando vieni in Italia. C'era Papa, adesso, era dal Papa. Sì, sì. Ha chiamato il Papa e non ha chiamato... Non ho ancora capito chi conta veramente in questo paese. Non ho ancora capito chi conta veramente. Stallone e Bud Spencer. Tu? Io volevo incontrare le tre figlie di Stallone. Tu, io sto visto che era con le tre figlie, che è una più bella delle altre. Vai a Miami. No, ma dove vado? Lui, allora lui secondo io sono me sono fidanzato, ragazzi. Lui se... con chi? Con chi? Ma oggi poi non lo sa neanche lui, io ogni tanto gli mando le foto di ragazze e poi ritraccio, chiamala. Vai, è finita. Secondo me lui per me lui è il calciatore più bello che è esistito. Sì. Nel mondo. No, da quando hai iniziato il calcio? Io mi ricordo, hai giocato un anno con Beckham quando, vi abbracciavate, quando vi abbracciavate sudavo io. Cioè, mi veniva da... Per me è lui più bello di Beckham. Sì, era belli tutti e due. Sì, sì, beh, sì, vabbè, sì, dai, sì. Avevo sì. passato una bella gioventù, adesso buccio di capelli bianchi. No, ma infatti non parliamo di quei tempi lì. No, quindi Bud Spencer tu? Beh, io anch'io. Sì, io anche, penso vabbè, che all'epoca, certo, io sono cresciuto con i film di Bud Spencer, mi facevo fare i fagioli da mia mamma nella pentola con il cucchiaio di legno, ma davvero. Poi, vabbè, i Rocky, calcistici, io ho iniziato con Battistuta. Ah. C'avevo il poster di Battistuta, Bialli, la buon'anima. E poi nel 98-99 sono arrivato in collegio a Milano, io ero nei giovanili del Milan. E Bobo ha iniziato a togliersi la maglietta con scritto Sweet Tears. Sì. E lì era il nostro idolo. Lui. Ma è vero che hai fatto. Cioè, la regola l'hanno cambiata per colpa tua, che non si può più esultare così. Pubblicità occulta. Cioè, hanno fatto cambiare. Sì. Io avevo Vialli e Mancio. Ah. I miei due idoli, no? Sì. E poi dopo Baggio, beh, tutti erano innamorati. Poi Baggio. Io quando ero a Firenze, a 14 anni, andavo in curva a vedere. Uh-huh. 10.000 lire costava il biglietto. Sì. Andavo a vedere Baggio, no? Poi dopo 14, dopo 7-8 anni ero a fare il mondiale con lui. Quindi pensa com'è il mondo, no? Sì, come cambia. I come sogni. Io sono cresciuto con... La prima volta che sono andato allo stadio c'era ancora Maradona. Ero 88-89. E poi sono andato a vedere il Napoli che giocava in Serie C o in Serie B, Agnetti, Beto, Caio. Comunque la Serie C ti fa Stellone. Stellone. Poi dopo 14 anni sono andato su a Milano, ho iniziato a fare racchetta palle, dove c'era anche Bobo che giocava. Io stavo sempre vicino alla panchina, nel 98 abbiamo vinto il campionato, che c'era Zaccheroni, Rudy Tavana, io avevo la radiolina che non c'era ancora. Certo, sì. E io gli dicevo i risultati a Zaccheroni e a Rudy Tavana. E poi quando ci siamo rincontrati, ho avuto Rudy Tavana anche in prima squadra al Milan, ce lo raccontavamo sempre. Ragazzi, grazie mille. Marco, butta giù questo. Comunque, aspetta, dimmi. Sei fidanzato? Approfondiamo un attimo. Sono caduto con anch'io. Chi è questo? No, una ragazza che non avrei mai immaginato. Ma di là, che sta a Ibiza? Olandese, sì. Ma vive ad Amsterdam? E tra Amsterdam e Ibiza, sì. Cosa c'è tra Amsterdam e Ibiza? Barcellona? Dove cosa c'è? C'è Amsterdam e Ibiza. C'è l'amore. Scusa, come si chiama? No, adesso è troppa informazione. Adesso già vedete se dura, ma penso di sì. Ciao. Grazie. Buon rientro. Ciao, grazie Marco. Chi è questa ragazza, scusa? Ancora. Ci vediamo prossimamente. Ci vediamo presto. 5 anni alla Roma hai fatto, eh? Ho rubato 5 anni. Che furto! Salute!